Sulla piana di Ninive soffia un vento di speranza che cura le ferite inflitte per anni dalla furia dell'ISIS nel nord dell'Iraq. 13.000 le case da riedificare, senza contare i luoghi di culto e i centri d'aggregazione, per restituire dignità e futuro a tutti i cristiani del territorio, costretti a fuggire di fronte all'avanzata del Daesh tra il giugno e l'agosto del 2014. Iraq, ritorno alle radici, è il nome di questo colossale progetto di ricostruzione, promosso dalla Fondazione Aiuto alla Chiesa che Soffre, presentato a fine settembre in un convegno tenuto a Roma presso la Pontificia Università Lateranense. Una sfida grande e complessa, raccolta con coraggio dai rappresentanti delle tre chiese locali, quella siro-cattolica, la chiesa caldea e quella siro-ortodossa. A conclusione della conferenza, sollecitato dalle domande dei giornalisti, il patriarca di Babilonia dei Caldei, Monsignor Luis Sacco, ha sottolineato quanto sia urgente in questo momento affiancare alla riedificazione dei villaggi della piana di Ninive il pacifico ripristino del tessuto sociale, abbattendo una volta per tutte muri di paura e pregiudizio. Bisogna formare la gente, incoraggiare la gente a ricostruire la fiducia con i musulmani, i villaggi musulmani attorno, altrimenti non ci sarà vita, non possiamo vivere in ghetto. E chi, per esempio, attorno a Karakoch ci sono una decina di villaggi musulmani, loro venivano a fare le spese a Karakoch, se loro non vengono più, come vivere a Karakoch, per esempio? Bisogna studiare questo. Secondo me c'è una speranza per costruire o guadagnare la fiducia fra la popolazione. La popolazione non è cattiva, dunque tutti i musulmani non sono ISIS, bisogna capire questo. Un progetto di ricostruzione ambizioso che non può prescindere da un importante e comune impegno economico, ne è convinto Monsignor Martin Ortega, nunzio apostolico in Giordania e in Iraq. Il governo iracheno, anche le autorità del Kurdistan, non hanno tante possibilità perché sono tutti quanti impegnati anche nella battaglia contro l'ISIS. Ci sono anche milioni di sfollati, quasi tutti sono anche musulmani, allora le possibilità da parte loro di poter affrontare questa situazione, anche in una situazione di crisi economica difficile, allora hanno bisogno chiaramente del sostegno della comunità internazionale. Mattone dopo mattone, di giorno in giorno, la luce della speranza rischiara alla piana di Ninive. Tornare alla normalità, a vivere da cristiani in Iraq, equivale ad infliggere all'ISIS un duro colpo, più di qualunque azione militare. Con noi il direttore della Fondazione ACS Italia, Alessandro Monteduro. Il terrorismo non lo si combatte solo con la repressione. Il terrorismo si combatte soprattutto ricreando le condizioni adeguate lì. Lì va esercitata la prevenzione. Non lamentiamoci poi se sulle nostre coste, sui nostri confini d'Europa, questo non è un discorso italiano, ne arriveranno a milioni di nostri fratelli. Non possiamo chiedere loro di essere cittadini d'Iraq se non li poniamo nelle condizioni di essere cittadini d'Iraq. Vogliono tutti restare lì e mettiamoli nelle condizioni di restarci.